Forse complesso perché non è squisitamente un incontro tra una, diciamo, una tradizione critica locale rappresentata da Raymond Williams e poi dall'altra parte Antonio Gramsci, perché c'era tutto questo, era il momento anche dello strutturalismo francese, lui Althusser, che anche su, lui a sua volta secondo me ha preso qualcosa da Gramsci quando ha fatto quel famoso saggio sugli apparati ideologici dello Stato, no? E, per cui era non esclusivamente due figure come Williams e Gramsci, ma erano tutto una, perché c'era anche l'appropriazione critica di tutte le tradizioni della sociologia americana, pensando a come analizzare o rispondere ai fenomeni delle le culture giovanili e così via. C'è tutta una tradizione della sociologia americana su questi di pensare di studiare le bande nelle città anni 30, anni 40, cioè, la famosa scuola di Chicago, per cui c'erano tanti elementi. Però Gramsci comunque è diventato molto molto importante perché, come ho già detto, data l'importanza che lui dava alla cultura, non squisitamente come un'espressione di forze economici, politici, ma come la cultura è veramente dove, in qualche modo, come avevo visto con Williams, è lì dove si incontrano i rapporti economici, politici, è lì dove accadono, vengono elaborati e dove si dà senso a queste strutture fornite apparentemente dalla parte economica e che a sua volta ha suoi esiti politici. Così. Allora, la cosa molto importante a questo punto, anche all'interno di tutte le tradizioni europee del pensiero critico, soprattutto di provenienza marxista, è in qualche modo di capovolgere il rapporto tra politica, cultura, non solo la parte economica, la parte culturale, pensando non tanto come la politica che crea lo spazio della cultura, ma è la cultura stessa che è da dove nasce, si sviluppa, si dà senso, si acquista, si può pensare come il senso da elaborato richiede questo tessuto culturale. Allora, di portare, diciamo, al centro del quadro critico la questione culturale. Questo sono, e poi ci sono tutti i dettagli come sì. nei carceri, come Gramsci ha illustrato, questi processi, questi intrecci tra, per cui si è superato tutti i famosi dibattiti tra struttura e sovrastruttura, seguendo questa via, entrando chiaramente nel senso tempo di realtà molto più complesso, meno che non può essere pensato in termini di strutture che sono in grado di determinare fino in fondo la situazione attuale, ma in qualche modo ci entra, comincia a toccare la questione delle relazioni di potere, relazioni asimmetrici di potere, ecco Gramsci e poi Foucault, no? Allora si apre tutti questi altri spazi, o ecco anche andando verso, non so, quelle che oggi si chiamano, non so, la biopolitica dei corpi e così via. Però tutto questo in qualche modo nasce da questa congiuntura critica teorica in cui Gramsci è centrale, sia per gli studi culturali inglesi, ma direi che in qualche modo, e per questo c'è stato, direi sì, tanto interesse negli studi culturali nati in Inghilterra, ma oramai un discorso che viaggia declinato in modi diversi a livello planetario, no? non solo nel primo mondo, non è solo una questione del fenomeno anglo-americano, così, ma anche, non so, l'America Latina o l'India. Così che ci sono tante versioni di questa idea, questo approccio in cui Gramsci è stato così importante, mentre in Italia era tutto un altro storia. E comunque, e poi, come sai, cioè dopo, cioè con questo sviluppo, che è una cosa interessante, divertente, cioè, partendo da queste analisi fatte da un fenomeno che pensiamo all'Europa in quel momento, cioè il pensiero critico in Europa che certamente non prendeva sul serio queste sottoculture giovanili, no? Musica pop, punk, questa roba qua, no? Però partendo da questo si è elaborato un percorso critico che in qualche modo era in grado di rivalutare tutta l'eredità critica, per cui si passa anche, si arriva anche al cosiddetto studi postcoloniali, no? Che in cui Gramsci è molto importante, no? Pensiamo a tutta la scuola dei storici in India, Subaltern Studies Group in India,
o anche in America Latina, centrale, l'importanza degli studi culturali anche Gramsci, in che diventa la rivalutazione della modernità stessa, visto da altrove, visto dalla parte subalterna, ecco Gramsci di nuovo e così via. No? Allora, già partendo, cioè, si può dire, dalla strada di Birmingham, qualcuno è vestito in un certo modo, ascoltando la musica soul di James Brown, si arriva a una rivalutazione della modernità a livello planetario, no? Che si comincia a registrare che è una modernità che non è solamente l'Occidente, per esempio, e che può essere declinato o elaborato in modo diverso senza l'autorizzazione dell'Occidente, come abbiamo visto, per esempio, nella cosiddetta primavera araba l'anno scorso, no? Che tutti i cosiddetti linguaggi, mezzi dell'Occidente, cellulari, social network, così via, hanno creato una serie di eventi culturali e politici completamente inaspettato dalla stampa, dalla politica occidentale stessa, no? Senza l'autorizzazione dell'Occidente, però utilizzando i cosiddetti linguaggi dell'Occidente. Per cui, di nuovo, mette in modo per evidenziare che appunto questi linguaggi, questa tecnica, questa tecnologia, non è solamente l'Occidente. Questo. Cioè, se l'Occidente in qualche modo è diventato il mondo attuale, allora questo mondo non è più dell'Occidente. Però penso che in questa la voce di Gramsci è l'idea anche che l'idea che i poteri economici, politici prendono solo vita nel tessuto culturale è molto molto importante, perché per certi versi penso che io trovo che spesso in Italia, perché oramai vivo qui da molto tempo, che questa lezione di Gramsci non è stata veramente recepita, no? Perché si pensa ancora che c'è la politica è quella che gestisce gli spazi, non solo gli spazi urbani, città, ma gli spazi culturali, no? Cioè la politica può offrire, creare, gestire la cultura. Allora la cultura è un aggiunto rispetto alla politica. Invece di pensare magari forse la politica è un sintomo, un'espressione di una formazione storico-culturale di lunga durata, no? E questo spiega anche molti problemi che si ha, che non si riesce a affrontare, no? Anche nella politica stessa o anche nella cultura stessa, perché si continua a pensare anche ancora, se vogliamo, per certi versi, alla cultura come un oggetto, cioè ancora un po' questa vecchia definizione di cultura con C maiuscola, per cui o si ha o non si ha, la cultura è qualcosa da acquistare come un oggetto, da difendere e così via. Invece di pensare la cultura non è un oggetto, ma è un insieme di processi storici sempre in atto, per cui non è questione. Per cui non è che può essere gestita dalla politica, perché la politica stessa in qualche modo è un'espressione di questi processi storici che si regge su un tessuto culturale.